La polizia presidia il centro che al momento accoglie i migranti e la politica tedesca alza la voce. Tolleranza zero contro il razzismo, accoglienza e trattamento dignitosi per tutti, ma anche un più deciso intervento delle istituzioni europee, le parole d'ordine di Berlino dopo il secondo giorno di scontri fra militanti di estrema destra e polizia davanti a un centro d'accoglienza per migranti a Heidenau, non lontano da Dresda. A esprimersi per il governo di Angela Merkel, il ministro degli interni, che ha sollecitato Bruxelles a identificare una serie di paesi considerati sicuri, sia in Europa che all'interno dello stesso continente africano, chiamati ad accogliere i migranti e ad alleggerire così un flusso di arrivi che in Germania si prevede quest'anno quadruplicato rispetto al precedente, per un totale di circa 800.000 persone. All'opposizione che gli rimprovera una politica incerta sulla questione dei migranti, il governo di Angela Merkel replica oggi inviando sul fronte caldo di Heidenau il vice cancelliere Sigmar Gabriel.